Sono stati inaugurati questa mattina il nuovo blocco operatorio e la nuova TAC dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il nuovo blocco, situato al sesto piano del presidio sanitario, ha visto una serie di lavori di ristrutturazione, ammodernamento e messa in sicurezza che hanno interessato le cinque sale operatorie e la sala risveglio. Due obiettivi importanti sulle tecnologie, diciamo che siamo molto molto soddisfatti perché ormai questo ospedale è dotato di tecnologie di ultima generazione e il processo di ammodernamento e di acquisto è continuo, non ci siamo organizzati affinché ciò avvenisse automaticamente. Per adeguamento strutturali siamo sulla buona strada, ma c'è ancora da fare tanto, però si sta già realizzando, si stanno realizzando dei lavori importanti, sono in programma dei lavori altrettanto importanti. Quello che ci preoccupa purtroppo è la carenza del personale, ma che è un problema che, come abbiamo sempre ripetuto, viene da lontano. Oggi subiamo l'onda lunga di un blocco scellerato del turnover che oggi produce di più gli effetti negativi, nefasti. Quindi su questo noi siamo preoccupati perché credo che passerà qualche altro anno per raggiungere una stabilità. A Sapri e Polla non si può nascere, molti verranno a nascere qui a Vallo. Da Polla a Vallo c'è oltre un'ora di percorrenza. Qualora dovesse esserci un'emergenza, i giornali parleranno di cronaca. Noi ci stiamo lavorando per la parte tecnica, per la parte politica ritengo che a breve avremo. Se conosco un poco poco il Presidente, ritengo che a breve avremo le sue esternazioni, le sue attività sicuramente lavorative. Ecco, allora perché c'è stato questo decreto di chiusura del punto nascita se fra una settimana si risolverà? Non lo so se tra una settimana si concretizzerà, io so che sicuramente tra una settimana ci sarà un atteggiamento positivo del Presidente che assumerà delle iniziative sicuramente a partire dalla settimana prossima. Ritengo che le indicazioni ministeriali possono avere senso nella misura in cui non si gestisce, non si capisce il territorio. Se si comprende il territorio e si capisce quali sono le difficoltà e le esigenze, è chiaro che bisogna andare in deroga. Noi possiamo avere, come dicevo un attimo fa, possiamo avere delle prerogative che sono di dimostrare che innalziamo il livello di sicurezza degli ospedali. Da qualche mese è commissario proprio della nostra ASL, dell'ASL di Salerno. Che ASL ha trovato e su quale ASL sta lavorando? È un'ASL sconfinata, dico io, con una miriade di problemi che sono molto, molto esasperanti e esasperati. Io ritengo che ci sia ancora da definire in un'unica soluzione una ASL che pensa ancora in tre modi diversi, perché ritengo che il nocerino sarnese abbia una sua peculiarità, il salernitano un'altra e il cilentano un'altra. Io non ritengo nessuno dei tre, così come qualcuno ha detto precedentemente che quella del Cilento possa essere una riserva indiana e quindi una sanità diversa, io ragiono allo stesso modo su tutte e tre. Chiaramente contestualizzando il ragionamento, perché se ho una difficoltà ulteriore su Polla o su Sapri o su Vallo, vado a stigmatizzare e vado a lavorare ancora più di riferimento su queste cose.